stai? Ciao, bene, bene, grazie. Come ti chiami? Sono Gianluca. Il tuo progetto musicale come si chiama? Si chiama Ti Amo, che è un DJ set, nato come DJ set e poi si è evoluto, è diventato anche un programma radio, quindi insomma. Quanto tempo fa è iniziato? È iniziato inverno 2017. La prima serata del Ti Amo è stata fatta a Bra, all'antico Caffè Boglione. È una serata dedicata esclusivamente alla musica italiana indie. Ai tempi era dedicata esclusivamente alla musica italiana indie, perché poi in realtà è un fenomeno che è esploso e adesso in realtà è diventata musica pop italiana fondamentalmente, e che è quella che probabilmente si ascolta di più a livello italiano e che va di più. E invece i tuoi riferimenti musicali? Cosa ti piace ascoltare? Ah, io sono uno che mastica e macina di tutto, ma veramente di tutto, quindi insomma posso ascoltare da Mina a Marilyn Manson, non ho limiti, tutto tranne un'eccezione, il reggaeton, che non è proprio nelle mie corde. E cosa ti spinge a mettere musica? Allora, è una passione che in realtà è nata quando ero ragazzino. Allora, intanto l'amore per la musica, e poi mi piace condividere questo amore, questa passione per la musica, e mi piace vedere la reazione della gente quando metto delle canzoni, quindi insomma mi piace vederli ballare, cantare, è emozionante, è bello. Una cosa per te importante è anche il testo delle canzoni? Beh sì, soprattutto per quanto riguarda la musica italiana è molto importante. Soprattutto ad esempio quando si mettono dei pezzi che portano a far cantare la gente, lì il testo è anche molto importante, certo. Le tracce che selezioni, le selezioni a casa prima oppure ti fai un po' seguire da sentimento durante la serata? Beh no, allora faccio un po' di selezione prima, indubbiamente, però poi tutto dipende dalla serata, dalla gente che c'è, e insomma mi faccio anche un po' trasportare da quello che è il mood della serata. Insomma, se un certo momento della serata la gente è presa bene, non so, con il rap, vado avanti con quello, e insomma, quindi dipende molto dalla reazione del pubblico, della gente. A casa hai un piccolo studio dove metti musica oppure come fai questa cosa? Fai delle prove a casa? Sì, inizialmente sì, beh, la mia stanzetta fondamentalmente, dove inizialmente, soprattutto prima delle primissime serate, facevo tante prove. Adesso in realtà prove non ne faccio più tante, più che altro passo tanto tempo ad ascoltare musica e a selezionare quelli che potrebbero essere i pezzi da poter mettere in serata. Rapporto col palco, ti piace stare sul palco oppure no? È una cosa, è odio amore in realtà, perché prima di una qualsiasi serata c'è sempre un po' di paura, chiamiamola paura, un po' di timore. Poi in realtà quando sono sul palco e c'è la gente che sta ballando e si diverte, lì dopo i primi pezzi mi sciolgo e non vorrei essere in nessun altro posto in quel momento se non lì. Qual è il posto più interessante in cui hai messo musica? Ce ne sono tanti, perché negli anni, adesso vabbè, andando ad azzerare questi ultimi 2 anni che sono stati praticamente bui e vuoti, in realtà ci sono tanti momenti. Allora, se devo pensare alla serata dove mi sono divertito di più, beh, mi sono divertito tantissimo. Ho la serata fatta a Tana la Libera Tutti, doveva essere estate 2018 se non ricordo male, e lì è stata una serata molto bella dove ci siamo divertiti, c'erano gli artisti che avevano suonato prima del mio DJ set, che sono saliti anche sul palco, si sono divertiti, la gente rispondeva veramente bene e lì mi sono divertito veramente tanto. E sempre quell'estate lì un altro DJ set molto bello è stato a Varazze, o qualche giorno dopo, forse addirittura il giorno dopo Tana la Libera Tutti, sul molo di Varazze, dove ho fatto un DJ set prima degli Ex Otago, e anche lì è stato molto bello, c'era tantissima gente, quasi 3.000 persone, è stato molto emozionante. E
chiudo con forse la serata con più trasporto, che è stato l'after show fatto per il concerto di Calcutta a Collisioni, e lì è stato veramente bellissimo. Che cosa non deve mai mancare durante un tuo DJ set? Ma sicuramente non deve mai mancare, perché allora quando si è sul palco e ci si fa prendere dal mood, insomma, a volte la gente sta ballando e la tendenza è quella di seguire appunto la gente, quindi continuare a mettere pezzi che picchiano un po' e che fanno ballare. In realtà però ho visto che a volte spezzare quel momento lì anche con un momento lento, con un pezzo lento che fa cantare, e è una roba molto bella e crea sempre molta atmosfera. Un pezzo che non può mai mancare in un mio DJ set sicuramente è un pezzo di Calcutta, perché sono quelli che fanno cantare di più alla fine. Dal punto di vista estetico, per te è importante l'aspetto estetico durante un tuo DJ set, visual, come ti vesti, insomma, ma l'atteggiamento sul palco? No, beh, io quando sono sul palco ballo insieme alla gente, insomma, però mi faccio trasportare da quello che è il momento e dalla musica. Aspetto estetico in realtà no, non ci vado molto, se puoi vedere stasera, insomma, che sia vestito in modo particolare. E poi devo dire, per quanto riguarda invece l'aspetto estetico del pubblico, e il pubblico del Tiamo è sempre gente molto, molto bella, non posso definirlo in altro modo. Lockdown, come ti ha lasciato? Ti ha dato tempo per scoprire cose nuove? Cosa ti ha lasciato? Il lockdown è stato un periodo abbastanza buio, devo dire, ma come immagino lo sia stato per tutti fondamentalmente. Sono stati 2 anni difficili, molto difficili, soprattutto perché non c'era la possibilità di far musica, di ascoltare musica, al di là dei DJ set, ma non, io sono uno che ad esempio ama tantissimo andare ai live, e questa cosa qua è mancata in questi 2 anni, poi c'è stata la costrizione dei live da seduti, insomma, quindi è stato un periodo molto molto difficile, nel quale addirittura ho pensato di smettere di fare DJ set, se posso dirti. Poi quando c'è stata la ripartenza, al primo DJ set che ho fatto, insomma, mi si è riaperto il cuore e ho deciso di ripartire. Il mio concept è sia carina, se non ci vieni sulla cadena, non è difficile ordinare. Social, li usi, non li usi, ti piacciono? Li uso a livello personale pochissimo, i miei profili raramente vengono aggiornati con dei post, li uso tanto per quanto riguarda l'aspetto dei DJ set, quindi c'è il profilo, c'è la pagina del Tiamo, sulla quale appunto vengono pubblicate le novità, vengono pubblicate i DJ set che andrò a fare, vengono pubblicate le scalette del programma radio, li uso in quel modo lì, per lavoro fondamentalmente. A livello personale uso molto poco, io sono vecchietto, quindi quello che uso di più alla fine è Facebook e qualcosina Instagram, i social nuovi tipo TikTok non li conosco veramente per nulla, perché sono veramente per una fascia d'età decisamente più bassa rispetto a me. Parlavi di un programma in radio? Sì. Dove? In che radio è? Attualmente è su Toradio, che è una radio di Torino, una radio nuova di Torino che è nata un annetto fa. Tra l'altro il discorso radio è particolare, perché è nato questo DJ set, da questo DJ set è arrivato poi un programma radio su un ex radio di Torino che era Electoradio, e quindi portavamo in radio il Tiamo, quindi con le novità del panorama indie, eccetera. Da lì è nata poi un'idea, io lo facevo insieme a un amico da una vita che è Roberto, e insieme a Marco, che invece ci faceva la regia. Da lì è nata poi l'idea di creare una radio nostra, e infatti è nato poi il progetto di Radio Brown the Rocks,
da un'idea appunto di Marco e di Roberto. Quindi è bellissimo notare come da cosa nasce cosa. Da un DJ set è nato come un programma radio, e da un programma radio è nato poi una radio vera e propria. E quindi insomma fa riflettere, a volte rimanere fermi per paura di fare le cose non è la scelta buona, invece lanciarsi, provare, può portare a qualcosa. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti dei social? Certo, volentieri. Quindi allora su Facebook la pagina è Ti Amo, si può trovare con scrivendo Ti Amo DJ set attaccato, lo si trova. Idem su Instagram e basta, su TikTok non ci siamo. Invece per quanto riguarda il programma radio siamo in onda tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23 su Toradio, quindi www.toradio.it. Progetti futuri, date? Beh, date adesso, la prossima sarà il 27 di novembre a Cuneo in Birrovia, e da gennaio torneremo anche con le date su Torino, perché fino a 2 anni fa facevamo anche date su Torino e Hiroshima, e poi per forza di cose ci siamo dovuti fermare. Da gennaio si tornerà su Torino, adesso stiamo prendendo contatti. Vuoi consigliare un artista che bisogna, a un gruppo che bisogna sentire, che bisogna ascoltare? Allora, un artista che per quanto riguarda il panorama italiano che a me è piaciuto molto, che ha esordito con un album un annetto fa, forse adesso già anche un po' di più, un annetto e mezzo, è Tutti i Fenomeni. Ciao a tutti e ascoltate la musica, qualsiasi cosa sia, qualsiasi musica.